Stefano Candiani, sottosegretario agli interni in visita anche nella città di Bra, alla caserma Trevisan, dove si è parlato soprattutto di sicurezza. Quindi in questa visita questo è stato il tema centrale. Assolutamente sì, perché la sicurezza è un'azione sulla quale ci siamo impegnati fino al primo giorno di governo. Sicurezza che si declina su più livelli, ovviamente a partire dal territorio, quindi i comuni, le risorse destinate a maggiore incremento dell'organico dei carabinieri, delle forze dell'ordine, della polizia. Abbiamo fatto una scelta, quella di inserire nella legge di bilancio l'assunzione di 4.000 uomini tra carabinieri e poliziotti, e anche in provincia di Cuneo, anche nella Grande, arriveranno questi rinforzi, già da quest'anno, dal 2019. Abbiamo fatto un'identica scelta anche sui vigili del fuoco, andando a rinforzare l'organico con l'assunzione di 1.500 uomini, e già da quest'anno ci saranno le prime missioni di nuovo organico. Quindi una scelta che sul territorio si declina in maniera molto concreta. Ma poi ovviamente la sicurezza sui comuni deve essere garantita anche impedendo la microcriminalità e quindi riducendo anche i rischi connessi all'immigrazione clandestina, che soprattutto a partire dalle grandi città ci ha dato parecchi problemi. Abbiamo fatto delle scelte molto concrete, quindi col decreto sicurezza abbiamo messo a disposizione nuovi strumenti per impedire la nuova immigrazione clandestina, per impedire gli sbarchi, ma anche mettendo a disposizione dei sindaci e dei comuni strumenti come quello del DASP urbano per rendere impossibile il crearsi di situazioni di stallo davanti alla malavita. Oppure altre scelte come quella di riuscire a dare nuovi strumenti anche alla polizia come il taser. Ecco, tutte cose che devono essere declinate con le risorse, quindi la scelta di mettere a bilancio in finanziaria risorse fresche per i comuni, per investimenti sia per le telecamere sia per investire sulla sicurezza, significa crederci, e qui abbiamo bisogno anche che i comuni ovviamente si mettano tutti in sequenza. Trovare buoni sindaci che sul territorio applicano il decreto sicurezza è un'ulteriore garanzia anche per i cittadini. La sua visita ha proseguito quella che è stata la visita di domenica a Bra del ministro e vice premier Matteo Salvini, quindi la Lega che sta lavorando forte anche sul territorio, sulle province, sulle regioni, e quindi insomma state facendo una campagna elettorale sicuramente importante. Si tratta di fare quello che per noi è normale e assolutamente dovuto, lavorare col territorio sul territorio. Quindi sul territorio si raccolgono le informazioni che occorrono poi per fare la buona politica. Abbiamo intenzione ovviamente di metterci di impegno per ricostruire anche tutte le ossature dello Stato, delle amministrazioni rovinate dal governo Renzi. Penso alla riforma del Rio, che ha disarticolato con le province e che oggi lasciano le scuole nell'incapacità di potersi mantenere, o le strade malfatte. E anche su questo stiamo lavorando per rimettere in funzione un meccanismo che non sia per niente di spesa, ma che sia al contrario di garanzia ai cittadini che i servizi vengano erogati. Mettere in sequenza le province, i comuni e le grandi città significa garantire l'efficienza dei servizi.